Carlo Verdone, romano. Abita qui, in Lungotevere Vallati, proprio davanti a Ponte Sisto. Tutta la galleria di personaggi che mi ha accompagnato nel cabaret, nello spettacolo televisivo, in teatro e nel cinema? Beh, i quartieri della vecchia Roma sono una fonte di osservazione inesauribile. Gli scrittori e i poeti, i comici di varietà, gli sceneggiatori cinematografici, beh, hanno fatto qui le loro scoperte più curiose e pittoresche. Niente, io stamattina sto passando qua per Ponte Sisto, no? Perché volevo vederti ora a che livello stava, perché sti giorni ci sono state delle piogge torrenziali, no? Io ho paura che il Tevere possa uscire fuori e venire fino a casa mia, io abito proprio qua. Cioè, c'è da averci paura, una volta è successo, mi ricordo tanto tempo fa. Niente, là mentre stavo a passeggiare qua sul fiume si accorgo che c'erano due cervi c'erano, te giuro, stavano galleggiando. Lo spunto di quello sketch che io feci a No Stop nel lontano 78, che è rimasta sicuramente una dei più divertenti, no, quello era uno spunto vero, un bellissimo ponte di Roma che collega via Giulia con Trastevere. Tanta gente affacciata al parapetto e un camion dei pompieri che stava aspirando dell'acqua da un tombino perché si era intasato questo tombino. Però la gente era affacciata per vedere l'acqua del Tevere che scorrevano abbastanza alte perché c'erano state delle piogge abbastanza torrenziali. Allora, anch'io mi sono affacciato, a un certo punto sento un ragazzotto che arriva vicino a me e mi fa, dice, che succede? Dice, vedo che c'è sta il camion dei pompieri, dice che stanno a ripescare qualcuno. Allora là, siccome c'erano due tronchi d'albero con dei rami che uscivano dal pelo dell'acqua e sembravano due corna dei cervi, ho detto, dico, stanno a recuperare, dico, le salme dei due cervi. Due cervi? Ma davvero? Ma dici sul serio? Dico sì. Dico, ma guarda, dico che è normale. Dico, perché dal Monte Fumaiolo, dove stanno i cervi. Allora lui mi dice, c'hai ragione, è vero. Il Monte Fumaiolo è pieno di cervi. Infatti dice, dice che quando, questo è vero, quando le acque si ingrossano dal Monte Fumaiolo e scendono giù a valle, si trascinano giù tronchi, rami, serci e anche dei cervi. Io queste scene ne posso vedere e andò via, però diede praticamente questa notizia del recupero dei due cervi a tutto il quartiere. Allora piano piano il barbiere, quei forbici, ma pare che ci stanno due cervi sul fiume. Il segreto, non c'è niente da fare, è frequentare le botteghe, i bar, parlare con tutti, fermare la propria attenzione su tutti i tipi giusti, farsi raccontare storie, scoprire tic e manie insieme agli amici. Capire quello che è singolare, quello che diverte oppure no. E poi Saverio, diciamoci la verità, buona parte dei monologhi teatrali, anche tanti personaggi, tanti tipi che ho interpretato, sì. Lo spunto l'ho avuto proprio nel tuo bar. Sì, quello è vero. Sì, con tutti questi tipi assurdi che si incontrano la sera e di notte, no? E come no? Te ricordi per esempio quel giorno che stavi lì al bar, no? Entrò quel tizio strano, tutto bello bulletto, fanatichello. Oh ragazzi, venite qua, vedete che è successo, un incidente. Una macchina mi viene addosso a un albero, c'è uno tutto insanguinato, schizzi di sangue sul cruscotto, sulla tappezzeria, schizzi di cervello, poi i denti tutti sparpagliati per terra, pare che ha grandinato, no? Poi stava lì, faceva come una marionetta, aspirato, però prima si muoveva come una marionetta, così. Sì, e mi ricordo anche che concluse dicendo, regà, andiamo tutti quanti a vedere prima che spira definitivamente. Andiamo? Muttacci sua. Sì. Questo è proprio l'esempio della superficialità, del cinismo. Era tipo proprio squalido. Senti, è quell'altro personaggio che somiglia un po' al marito, quello che ho fatto io, te lo ricordi? Sì, quello tutto sì. Precisino che porta il figlio dentro il bar, cioè tiene a fare il fine. Non lo ricordo, ma tu però non l'hai visto una volta che carattere ci ha? Ha tirato fuori un lato che è sconosciuto sul film, per esempio. Lo vedi, viene col bambino. Cosa vuoi, la merendina farcita al cioccolato? Sto ragazzino è antipatico. No! Allora vuoi forse un buon dì? No! Vuoi un tramezzino col pollo? No! Vuoi il gelato? No. Insomma, questo sempre no, gli rispondeva, gli ha elencato tutti i prodotti che c'erano. Allora il padre lo riguarda. Allora non vuoi né il bondì, né la merendina al cioccolato, né il tramezzino al pollo, né il gelato. Sì, ragazzi. No! Ah, va bene. Allora, vaffanculo! Gli ha fatto così, proprio l'ha presa a carcere. Una cosa incredibile. Pronto, Sandra? E niente, sono Maurizio. E niente, sto portato qua al centro.
No, ma infatti, guarda, stamattina cosa sono uscito da casa? No, sono uscito alle 8. E per il fuori Italia a Ponte Garibaldi, sai quanto ci ho messo? Un'ora, il traffico così. E poi vengono a dire che c'è crisi, poi sta crisi ancora non ho capito. Sì, va bene, da mezz'ora torno. Sì, va bene, sì. No! Sì, va bene, ciao. Ecco, questa qua potrebbe andare benissimo. Questa potrebbe andare benissimo. Questa va bene. Io certo nel borsello non c'entra, vabbè, mi comprerò un borsello un po' più grosso. Ma la carta per piacere. Vabbè. Il fatto, vedi, che purtroppo la sera non si può più uscire. Quello è il fatto, che è pericolosissimo. È pericolosissimo. Certo. A me chiamo chiuso in macchina con mio padre, con mia madre, al limite mediamente capita sera. A un certo punto arriva proprio col motorino, si accosta, dice caccia il portafoglio. No, prima che io caccia il portafoglio caccia fuori questa. E quella, dice una pausa, chi ti ha detto che una pausa c'è? C'è il porto d'armi. Stai scherzando? Ah no, ma che sei matto? Prima che mi accoppano a me poi si accoppa a loro. Dice, come accoppi con questa? Dice, è sicuro che la puoi usare questa? C'è il porto d'armi. Eccolo qua. Dice, ma la legge reale? Ma quale legge reale? La legge reale dice, la posso... Ecco qua, io devo lasciare qua, guardi. Guarda, c'è il porto d'armi. Nessuno mi può dire niente. Dice, prima che mi fanno la festa a me, faccio la festa a loro. Dice, che gliela fai con questa? E questa chi ti ha dato questo? Te pare? Signora, per far conto per piacere. Grazie. Quant'è? 220. Sì. Scotticino fa? Sì. Grazie. Ma gli frego un porta cenere, mo così gli frego un po'. Scusate, ma sempre qua dovete passare. Io ti seguo sempre. L'ultimo intervento che hai fatto a Bari è stato di una lucidità, di una precisione. No, fallo più. Carle, io all'1:15 me ne devo andare via che devo andare da commercialista. Vabbè, andare da commercialista, vabbè, ma no, no, l'ultimo, più pacato, più di una lucidità, di una cosa, complimenti. Dallo, va. Meno... 27. Io ti seguo sempre. Beh, l'ultimo intervento che hai fatto a Bari è stato di una lucidità, di... Complimenti. Dove vai? Andava bene così. Bene. Un po' da sordi, dove vai? Oh, basta, va. Dai, grida, dai. Verdone, è vero che tu sei invidioso? Io? No, e di chi? Invidioso dei colleghi? No, l'unico è sto sordi, mannaggia, che mi ha imitato nel Marchese del Grillo, a riparte le cose che faccio io. Si namma illo. No, perché capisci, fai i soldi sulle spalle mie, questo mi dà fastidio. C'è la miseria, uguale, mi ha copiato tutto. Si namma illo. Invece hai subito direttamente un'invidia da qualche personaggio famoso che ti ha detto proprio espressamente, a me mi fai rabbia perché sei così bravo, perché c'hai così successo. No, dico la verità, no, non mi è mai successo, no. Non... Sono una persona, anzi, che cerca sempre di, così, di cogliere le cose positive, gli aspetti positivi, in attori tipo Sordi, Tognazzi, Manfredi, Gasman e di imparare. La Trastevere. E perderei sicuramente il contatto con la realtà. Quindi a me interessa questo piccolo mondo, questo microcosmo che gira intorno al cuore di Roma. Dai, ecco, così un bello, un bene. Auguri, mi raccomando, non fate per niente. Grazie, grazie. Avremo qui con noi, perché se non è scappato prima, Charlie B. Green Verdone. Quanto gli ha dato Viola? 6 miliardi a Bruno Conti, che è campione del mondo. 18 miliardi! Deve dare 18-19 miliardi. Discute, ma poi ma c'è Cerezzo, c'è sta Socrate. Cerezzo, ma che ci famo con Cerezzo? Ma come, ma che ci famo con Cerezzo? A birra ci famo. Vabbè, comunque... Che ci famo con Cerezzo? Che ci famo con Cerezzo? Che ci famo con Cerezzo? Oh, ma questo ambe di grazie, Roma! Che stai a fare? Bello mio! Ma... Non ne pare, a parte da romanisti... Di Antonello o della Roma? Ma di tutto, tu che... Antonello! potrebbe fare di più, Antonello. Potrebbe fare... E poi sei appassionato. No, bravo, lui dai, chi con grazie Roma sei salvato. Sei salvato con grazie Roma. Da piccolo, per esempio, hai mai provato, ti è mai venuto uno stimolo di invidia verso i tuoi compagni a scuola, quello che era più bravo a scuola? Beh, sì, chi riusciva a fare subito la versione del greco, chi dopo 10 minuti c'aveva già il compito delle matematiche, io che sono stato un notevole somaro per tanti anni a scuola,
ero forse un pochino invidioso di chi tra i miei compagni di scuola aveva soprattutto un certo successo con le ragazze, chi c'era la bella motocicletta, chi il giorno dopo tornava a scuola dicendo oh, fatta fuori quella, eh. Io magari mi guardavo e dicevo mannaggia la miseria, dico, ma perché a me non mi guarda nessuno? Allora di questi tipi qua avevo una certa invidia, poi sottotitoli che ho messo nel film, nei miei film, nei miei sketch, quindi l'ho presi anche un pochino in giro. Senti. Invidioso anche di chi vince al gioco, perché c'è una sfortuna che è una cosa allucinante. Cioè, non ho mai vinto mai niente al gioco, dalla scopetta al 7:30 alla tombola, darei una coltellata pure a mia nonna quando riesce a fare quelle, gli ambi terni, i quaterni, i cinquini, le cose, io niente, mai avuto la soddisfazione per niente. Siamo lunghetti ragazzi, eh? Vabbè, tanto è un monologo, lui è un verboso, è un poi tipo... le recita velocemente. Prova a recitare. Ecco, prova, rivediamo se tu. La faccio direttamente. Senti, dato che è una telefonata, falla col citofono, fa finta che è il telefono. Viene meglio, vediamo un po' tutti i tempi. Allora, vediamo un po'. Sì. Pronto? Pronto, parlo con l'Aci? Ah, senti un momento, invece che Aci, troviamo già subito una cosa pignola di... L'Aci è troppo semplice, una cosa più adatta, non so, percorribilità stradale, come si dice? Servizio percorribilità stradale. Ah, facciamo così, servizio. Facciamo ancora beh, sì. Più. Lo segno adesso. Allora, pronto? Parlo con il servizio percorribilità stradale? Ah, buongiorno, senti, io sono un socio ACI, numero di tessera 91. Senti, adesso per tenere a mente, siamo sempre un po' meno romano, io direi, proprio anche come. Sì. Un altro film c'è stato troppo romano. Pronto? Parlo con il servizio percorribilità strade? Ah, buongiorno, senti, io sono un socio ACI, numero di tessera 91-76-55-UT, come Udine Torino. Buongiorno. Ah, senta, la disturbavo per avere qualche delucidazione, visto che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di origine atlantica. Aspetta, caro. Scusa, caro, facciamogli dire i millibar, lui sa anche il numero dei millibar. Ah, lo facciamo ancora più pignoso. 982 millibar, fai questo. 982 millibar. Ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un'area depressionaria di origine atlantica di 982 millibar. E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta che si approssima un brusco abbassamento di pressione. Lo so, questo, caro amico, è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Allora, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici, caro amico, purtroppo. Allora, dicevo, senta, partendo, diciamo, tra 3 minuti e 30 al massimo e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi alle spalle la perturbazione, diciamo, nei pressi di Parma? Qua però ci viene qua una reazione del casellante. Sì, c'è quello dell'ACI. Che può dire? L'ha morito, dunque, si incazza. Sì, come dice? L'ha morito ammazzato. No, siamo a Torino, Va a cagher, va a cagher. Ma va a cagher. Ma va a cagher. Allora, sì. E attacca. Pronto? Pronto, ACI? Non si rende conto. Pronto? Che strano, deve essere caduta la linea. Questo ti dimostra come già le linee sono abbastanza sovraccariche fin dalle 7:30 di mattina. Molti si staranno ponendo lo stesso quesito. Ma. Ecco, grosso modo, buona parte delle sedute di sceneggiatura insieme con Leo Benvenuti e Piero De Bernardi erano così, con degli esempi di recitazione che io offrivo loro. Sì, specialmente per quanto riguardava il dialogo. Il dialogo, per una volta avevamo la fortuna di avere uno che ci portava già dei personaggi fatti, già praticamente il modo di parlare, quindi soprattutto era molto... il modo di parlare, soprattutto personaggi che lui proprio prende dalla realtà, da quell'osservatore che è la sua fortuna delle... e quindi nessuno come lui, devo dire, noi non sempre proprio ci ha aiutato tanto, nessuno come lui sa se un personaggio può dire una certa parola o deve esprimere noi sempre un altro termine. Sì. Sì. Ma non abbiamo questo riscontro questo immediato, no? Ma la gran fortuna appunto che ho avuto con Leo e Piero è che mi hanno veramente insegnato, credo benissimo, i tempi cinematografici, che a me mancavano perché venivo dalla televisione, dal teatro chiaramente fatto a scenette, monologhi di una certa brevità, e quindi mi mancava completamente il senso del ritmo cinematografico, e quindi lo devo anche molto a loro se ho imparato a incastrare. Abbiamo insegnato, ma tu ci hai insegnato molto, quando lui diceva il dialogo, il modo di esprimersi. Molti ci rimproverano che per esempio non facciamo più film sui giovani, una volta quando eravamo ragazzi li abbiamo fatti, adesso non li facciamo più, e per forza, perché chi riconosce i giovani? Non sappiamo neanche come pensano, come parlano, e tu, che non solo sei giovane, ma li conosci, li frequenti, e ci hai portato questa ventata di freschezza nel dialogo,
nell'esprimersi, nel muoversi. Sento che, non so, il tuo amico e coetaneo Nanni Moretti si è arrabbiato quando ha saputo che tu avevi lavorato con due professionisti, diciamo così, un po' di vecchia data, va? Perché preferiva, come lui, che tu fossi un autore completo e così, ma prima di tutto lo sei lo stesso, perché noi la prima cosa che abbiamo fatto, vero, è stata un'operazione di...